Ciao, sono il dottor Max. In questo video ti spiego quali sono i sintomi della fibrosi polmonare idiopatica. La fibrosi polmonare idiopatica, FPI, è una malattia polmonare cronica e progressiva che colpisce i polmoni e causa cicatrici o fibrosi nei tessuti polmonari. I sintomi della FPI possono variare da persona a persona, ma alcuni sintomi comuni includono dispnea. La dispnea, o difficoltà respiratoria, è uno dei sintomi principali della FPI. Inizialmente, può manifestarsi solo durante l'esercizio fisico, ma con il progredire della malattia, la dispnea può diventare presente anche a riposo. Tosse secca. Una tosse secca, non produttiva, può essere uno dei primi sintomi della FPI. Affaticamento. L'affaticamento è comune nella FPI e può essere causato dalla difficoltà respiratoria e dalla lotta del corpo per ottenere abbastanza ossigeno. Dolore toracico. Alcune persone con FPI possono sperimentare dolore o disagio al torace, spesso associato alla difficoltà respiratoria. Unghie a forma di tamburo. Le dita possono assumere una forma detta unghie a forma di tamburo, dove le dita si ispessiscono e le unghie diventano incurvate. Cianosi. La cianosi è una condizione in cui la pelle e le labbra diventano bluastre a causa della mancanza di ossigeno nel sangue. Può verificarsi nelle fasi avanzate della malattia. Perdita di peso involontaria. Alcune persone con FPI possono perdere peso involontariamente a causa della difficoltà a mangiare a causa dell'affaticamento o della dispnea. È importante notare che i sintomi della FPI possono progredire lentamente nel corso di mesi o anni e possono essere spesso confusi con altre condizioni polmonari o malattie cardiache. La diagnosi della FPI richiede un'attenta valutazione medica, che può includere esami come la spirometria, la tomografia computerizzata, TC, del torace e talvolta una biopsia polmonare. La FPI è una malattia progressiva per la quale attualmente non esiste una cura definitiva. Tuttavia, ci sono opzioni di trattamento per gestire i sintomi e rallentare la progressione della malattia. Il trattamento può includere farmaci come i farmaci antifibrotici, la terapia dell'ossigeno, la terapia fisica e il trapianto di polmoni in casi selezionati. Chiunque sospetti di avere sintomi simili a quelli della FPI o abbia difficoltà respiratorie dovrebbe cercare immediatamente assistenza medica per una valutazione completa. La diagnosi precoce e la gestione adeguata possono contribuire a migliorare la qualità di vita e a rallentare la progressione della malattia. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e metti un mi piace a questo video, che puoi commentare, raccontando le tue esperienze, offrendo un servizio utile alla comunità. Buon proseguimento, ci vediamo alla prossima domanda esaminata.